Satta Assicurazioni, insieme a te nello sport e nella vita. Una folla di persone alla SASP di Corso Tazzoli. Cosa fanno? Arrampicano. Per cosa? Per la prima tappa della Torino Climbing Challenge 2014. Il Torino Climbing Challenge è esattamente quello che vedete, un sacco di scalatori che si divertono insieme e questa volta cercano di darsi battaglia in qualche modo. Ci sono vari problemi da risolvere, che sono appunto i boulder, divisi in diversi gradi di difficoltà, e niente, vince chi ne chiude di più. Quest'idea la avemmo nel 2006 in occasione delle Olimpiadi invernali e quindi pian piano questa cosa crebbe, attirò l'attenzione anche dei top, perché questo era nato come un circuito amatoriale, tant'è vero che da diversi anni ormai c'è la sezione top che raccoglie alcuni tra i migliori atleti italiani. A seconda delle specialità che si vuole fare, ad esempio ci sono speed, lead e boulder, ci si allena in modo diverso. Io mi alleno molto di più per la corda, cioè la lead, e per il boulder. La palestra lo faccio come lavoro per me, però la roccia è qualcosa di stupendo. È uno sport che si può praticare sia a livello agonistico o anche a livello amatoriale, anche andando su roccia. Ma bisogna fare una scelta a un certo punto della vita, perché se vuoi intraprendere lo sport, la vita delle gare, bisogna allenarsi di più sulla palestra. Se invece vuoi essere un arrampicatore completo, bisogna anche andare su roccia. Ho 15 anni e ho fatto fuori l'8A di corda e il 7B più di boulder. E sulla roccia ho arrampicato fino al 9A. Spesso serve a sfogare le proprie ansie e poi sicuramente ha un'utilità, come dire, pratico-applicativa, nel senso che un giorno mi sono trovato fuori casa e dire, grazie alle mie incredibili doti da arrampicatore mi sono inerpicato fino al primo piano, era molto facile. Chi vuole arrampicare a Torino si diverte.